Buon pomeriggio a tutti. Introduciamo subito l'argomento, vediamo il titolo e vediamo i due personaggi di cui parleremo. In realtà l'argomento è la divulgazione della scienza. Parleremo della necessità e anche delle difficoltà che ci sono nel divulgare le idee della scienza, della conoscenza in generale, però soprattutto parleremo oggi della scienza fisico-matematica, usando due testimonial importanti. Il primo è Dante, di cui parleremo soprattutto oggi, visto anche l'anniversario della morte che cade quest'anno, parleremo un pochettino anche di Galileo. E come si capisce dal titolo, invertiamo un pochino i ruoli, cioè vediamo Dante come divulgatore della scienza e Galileo come scrittore, come innovatore della lingua. E vedremo che non è un'idea mia, ovviamente, nella letteratura questi due aspetti sono stati molto trattati e vi mostrerò degli esempi che giustificano questa inversione dei ruoli. Beh, intanto Dante che cosa doveva divulgare? Beh, Dante aveva tanto da divulgare perché nel 200 c'è una ripresa degli studi, c'è una ingente opera di traduzione dei testi greci sia in lingua greca, poi anche nel frattempo trasformati e arricchiti in lingua araba, in lingua latina. Ecco, quindi abbiamo il XII secolo in Europa con questa ingente produzione di testi in latino, si favorisce, grazie a questa lingua, anche grazie a questa lingua comune, la creazione di tante università, si creano le università. Io qua ho fatto un elenco così approssimativo delle più importanti: Oxford, Coimbra, Parigi, Montpellier, Bologna, Salerno per la medicina. Poi nel secolo successivo, e qui siamo arrivati proprio agli anni di Dante, Cambridge, Salamanca, Tolosa, Orléans, Napoli, Padova. Ecco, tra l'altro Dante frequenta, almeno in parte, alcune lezioni in tre di queste università, perché Dante frequenta alcune lezioni a Bologna, di sicuro, forse, molto probabilmente, a Parigi, perché Dante rimane un po' di tempo a Parigi e siamo quasi sicuri che abbia approfittato per frequentare alcune lezioni alla Sorbona, e di sicuro a Padova. Durante l'esilio si ferma a Padova per un parecchio tempo e quindi ci sembrerebbe strano se, data la sua curiosità, la sua fame di conoscenza, non avesse frequentato delle lezioni. Ecco, in questa università però la conoscenza viene trasmessa a un'elite, innanzitutto un'elite un pochino ricca, nobile, e soprattutto che conoscesse il latino. E che cosa si insegna? Beh, si insegna un po' di tutto, non c'è una divisione tra i saperi. Chi frequenta l'università, anche chi fa, come nel caso di Salerno, soltanto medicina, ma altri in altre università fanno studi di carattere giuridico, studiano sia le arti del trivio, la grammatica, la retorica, la dialettica, sia le arti del quadrivio, che oggi chiameremo le discipline scientifiche. Le arti del quadrivio sono aritmetica, geometria, musica e astronomia. Contemporaneamente però si sta creando anche nel XIII secolo una rete di scuole d'abaco. Sono quelle scuole che insegnano un sapere pratico ad uso di commercianti, artigiani, artisti, banchieri, queste professioni emergenti del XIII secolo, e qui ecco, per esempio per la parte scientifica, per la meccanica, per la matematica, si privilegiano gli aspetti pratici e si insegna in volgare. E ci sono anche nuovi testi che vengono prodotti, non solo si diffonde la conoscenza classica dell'antica Grecia, filtrata spesso attraverso i testi arabi, ma si creano anche nuovi testi, il Liberabaci di Pisano, che interessa noi matematici, ma ci sono anche testi importanti di ottica, di astronomia e di astrologia, che non è mai disgiunta dall'astronomia, anzi l'astrologia veniva insegnata moltissimo anche nelle facoltà, nei corsi di studio in medicina. Vengono fondati anche gli ordini dei francescani, i frati grigi, e i domenicani, i frati neri, che hanno un ruolo importante nel tramandare la conoscenza e nel coltivare il gusto del sapere. Ecco, a questo punto abbiamo dei
pareri discordi. Io, diciamo, li ho rappresentati con due personaggi. Nel narrarvi le cose spesso attaccherò e cercherò di associare alcune idee ad alcuni volti, ad alcuni personaggi. Ecco, c'è un'idea elitaria della scienza, che è questa idea delle università. La scienza è per pochi, la conoscenza in generale, qui per scienza intendo proprio conoscenza nel carattere più generale, è riservata a pochi. Non perché, insomma, per un discorso di numero chiuso, come si direbbe oggi, o di voler creare una classe dirigente o cose di questo genere. No, perché stando con Averroè, che questo era Averroè, un importante filosofo musulmano, studioso di Aristotele, uno dei più importanti studiosi di Aristotele, secondo lui sarebbe una forzatura, uno sforzo eccessivo voler insegnare cose difficili a chi non ha le capacità per poterle apprendere. Quindi la conoscenza è per pochi, a un certo livello soprattutto è per pochi, e quindi è inutile stare a perdere tempo e sforzarsi inutilmente per insegnare le cose a tutti. Dante ha un'idea opposta, un'idea democratica della conoscenza, non elitaria, e lui è dell'idea che tutti hanno il diritto di conoscere, e che la conoscenza deve essere l'aspirazione più alta di chiunque, anche di chi non conosce il latino ovviamente, ma anche di chi non sa leggere e scrivere, anche degli analfabeti. E questo è un problema generale, quindi ecco, qui faccio un pochino il punto. Il problema è quello di Dante, è quello di diffondere la conoscenza anche tra i non specialisti, cioè le discipline evolvono, si arricchiscono, acquisiscono un linguaggio specifico, specialistico, e il linguaggio delle discipline spesso diventa da una parte un motore per creare nuove conoscenze all'interno di queste discipline, ma diventa anche un ostacolo per comunicare queste conoscenze a chi specialista non è. Pensiamo alla musica, per esempio, la musica che acquisisce questo simbolismo, il pentagramma con le note, con le pause. Chi non conosce questo simbolismo non ci capisce niente. Prendiamo uno spartito e, a meno che non siamo dei musicisti, non riusciamo a capire se la musica che è rappresentata è interessante, bella, brutta. E ci vuole un esecutore, ci vuole un qualcuno che ci traduca questo simbolismo in un suono che siamo in grado di apprendere. Ecco, è così anche con le altre discipline. Quando parliamo con un fisico, con un medico, con un astronomo, con un chimico, con un economista, fatichiamo a capirlo perché utilizza dei termini tecnici, e ci vuole una figura intermedia che ci esprima con un linguaggio accessibile a tutti queste conoscenze troppo tecniche. E le tecniche, i metodi per diffondere in maniera efficace la conoscenza sono la narrazione, cioè inserire queste conoscenze all'interno di una storia, di una narrazione, e il dialogo. Spesso attraverso dialoghi, o dialogo vero, un dibattito, o dialogo scritto in un testo, pensiamo a Galileo, ma vedremo che anche Dante abbonda in dialoghi all'interno della Divina Commedia, sono metodi per trasmettere conoscenze in modo che rimanga impresso. Non lo dico io, lo voglio far dire a persone molto più importanti di me. Umberto Eco, mi piace subito ricordarlo in apertura perché lo rimpiangiamo molto. In una bustina di Minerva, comparsa sull'Espresso, vi ricorderete, l'ultima pagina dell'Espresso era sempre scritta da Umberto Eco e si chiamava Bustina di Minerva, con varie considerazioni. Nel 2005, in una bustina di Minerva, Umberto Eco ci dice che una stagionata credenza vuole che le cose si conoscono attraverso la loro definizione. E questo in matematica è così: definizione, teorema, dimostrazione. Ecco, lui dice: no, io sono tra coloro che ritengono che anche il sapere scientifico debba prendere la forma di storie, narrazioni. Il nostro sapere, anche quello scientifico e non solo quello mitico, è intessuto di storie. E quindi qui, vedete, ci dice una cosa, che la nostra mente è abituata ad apprendere storie, narrazioni, vicende. Se inseriamo quello che vogliamo
insegnare all'interno di una storia, di una narrazione, ci rimane molto più impresso, perché la nostra mente si è evoluta raccontando storie, storie mitiche, ma anche storie di conoscenze spicciole. E un'altra cosa che vorrei citare è questo brano di Dino Buzzati, che rivolge, che scrive una lettera a Leonardo Sinisgalli. Sinisgalli era fondatore e direttore di una rivista importante, Civita delle Macchine, una rivista aziendale finanziata dalla Finmeccanica, e Buzzati gli scrive una cosa, secondo me, molto bella. Gli dice: caro Leonardo, in Civiltà delle Macchine gli scienziati e i tecnici parlano da tecnici e scienziati, come se si rivolgessero a gente dello stesso livello. Non fanno sorrisetti e non ammorbidiscono la voce, non hanno mai l'aria di dire: le cose in sé sono molto più difficili e complesse, ma per voi, cretini ignoranti, la regola normale della divulgazione è che lo scienziato scenda. Qui è il lettore che si innalza. Ecco, lui ci mette in luce questo sforzo del lettore, di chi apprende. Non bisogna aspettarsi delle cose banali. Occorre anche uno sforzo da parte di chi ascolta, quindi anche chi insegna, chi diffonde conoscenza, sì, deve renderla accessibile, ma non esagerare nel banale, renderla semplice, ma non troppo, non, senza doverla svilire o alterare o modificarla troppo. Ecco, Dante questo nel 200, nel XIII secolo, l'aveva già delineato in un vero e proprio programma di divulgazione. Dante scrive il De Vulgari Eloquentia, in latino perché rivolto a personaggi dotti, per convincerli a usare la lingua volgare nel diffondere la conoscenza. L'eccellente parlar volgare comune a tutti gli italiani, che si impara imitando la baglia. La lingua naturale, insomma, il latino è una lingua acquisita al suo tempo, mentre il volgare è una lingua che si impara appunto da bambini, dalla baglia. E non solo dice questo, ma addirittura va a cercare nel ventaglio, nello spettro dei diversi dialetti della lingua volgare italiana, i termini, proprio con una precisione chirurgica, va a cercare i termini e quelle espressioni dialettali che a suo parere dovevano essere capiti da tutti gli italiani, una specie di Gramlot adatto per la diffusione della conoscenza. E nel Convivio, altra sua opera, che anche questo, entrambe rimaste incompiute, rimangono incompiute perché lui delinea questo bel programma e poi è talmente desideroso, è talmente eccitato nel voler metterlo in pratica che non termina né il De Vulgari né il Convivio, perché passa subito a scrivere la Commedia. Ecco, nel Convivio dice che tutti gli uomini desiderano sapere, perché nel banchetto, nella mensa, no? Il convivio è una mensa, un banchetto della conoscenza, arricchito con il pane per assimilarla meglio, almeno le briciole devono essere lasciate anche a chi non vi partecipa. Nel banchetto dei sapienti è necessario che i sapienti almeno alcune parti le facciano trapelare e le rivelino a un pochino a tutti. E nel De Vulgari Eloquentia Dante non solo parla della lingua, ma anche della metrica e della rima, perché la metrica e la rima consentono di declamare ad alta voce e anche di imparare a memoria. Perché questo è importante? Perché imparando a memoria anche l'analfabeta può acquisire la conoscenza racchiusa in un testo. E quindi Dante, con la sua metrica e con la sua il suo bellissimo stile con la rima, ci facilita la memorizzazione del suo testo, per distribuire a tutti almeno le briciole del sapere. Ecco, questa è la premessa. Dante questo non è che l'ha fatto in maniera casuale, cioè c'è una vita di studio per arrivare a questo programma. Lui mette a punto un programma di divulgazione. E vediamo come lo usa. Adesso comincio a entrare un po' all'interno della Divina Commedia, lo mette in pratica nella Commedia, la Commedia che fu il Boccaccio a chiamare Divina, e perché in una narrazione, in una bella storia, una storia avvincente, perché è un viaggio nell'aldilà dove si incontrano personaggi
Dante dialoga con le sue guide, con Virgilio, con Beatrice, e attraverso di loro dialoga anche con le anime, e poi le anime a volte dialogano tra di loro, e quindi c'è un clima favorevole per apprendere, affinché rimanga impresso, in tanti ricordano a memoria delle terzine della Divina Commedia, affinché rimanga impresso quello che ci dice in questa opera. E vediamo un pochettino che cosa ci dice. Cominciamo dal Paradiso. Questo è proprio un esempio emblematico di come Dante utilizzi questa storia per insegnarci delle cose. Qui deve, in questo 23° canto, Dante ci deve mostrare quanto è difficile capire il mistero dell'incarnazione. Come può Cristo essere contemporaneamente uomo e Dio? Dice, beh, va bene, questo è difficile da capire, ma non è impossibile come fenomeno. E in fondo anche in matematica. Un cerchio si cerca di calcolarne l'area assimilandolo a un rettangolo. Cerchio e rettangolo sono due cose completamente diverse, eppure si affronta il problema della quadratura del cerchio. Trovare un rettangolo la cui area è equivalente a quella del cerchio. E come si fa? È difficile. Ci vogliono degli strumenti raffinati. Con gli strumenti della geometria greca non ci si riesce, tant'è vero che questo, come ben sapete, è uno dei problemi non risolti della geometria greca, perché con righe e compasso, con gli strumenti con i quali la geometria greca si prefigge di risolvere i problemi, non si arriva a una soluzione. E vediamo come se lo dice nella sua terzina, con la rima, eccetera. Qual è il geometra che tutto s'affige per misurarlo cerchio e non ritrova, pensando quel principio dell'indice, tal era io a quella vista nuova. Io a quella vista nuova, all'incarnazione di Cristo, mi trovavo come lo studioso di geometria che si sforza al massimo, tutto si affige per misurare il cerchio, per trovare il rettangolo equivalente al cerchio, ma non ritrova, pur pensandoci, quel principio di cui ha bisogno. E qui l'analogia è molto forte, perché così come l'incarnazione di Cristo è difficile da capire, perché con i nostri mezzi limitati, con la nostra intelligenza limitata di esseri terreni, di esseri umani, non riusciamo a capirlo, così lo studioso di geometria dell'antica Grecia, con i mezzi limitati, righe e compasso, non riesce a risolvere la quadratura del cerchio, che è un problema che invece Dante sapeva risolvere. Dante misura, propone come misurare l'area di una bolgia circolare nell'inferno utilizzando un valore del pi greco uguale a 22 settimi. 22 settimi era un tipico valore usato nelle scuole d'abaco per trovare l'area del cerchio, che è circa 3,14, 22 settimi se provate a calcolarlo. E quindi lui sapeva benissimo che bastava prendere un rettangolo avente come base il raggio, come altezza pi greco per il raggio, pur approssimandolo con un numero come 22 settimi, e quest'area in qualche modo veniva fuori più o meno. Però, dice, nella geometria greca con righe e compasso non ci si riusciva, a causa della limitazione degli strumenti. Ecco, per dare un'altra idea di come lui colga l'occasione per insegnarci delle cose, parla degli angeli. Quanti sono gli angeli? Sono tanti quante le scintille che si sprigionano da un incendio. L'incendio suo seguiva ogni scintilla ed erano tante che il numer loro più che il doppiar degli scacchi si immilla. A parte, notate, con queste rime stupende anche l'espressione più che il doppiar degli scacchi si immilla, diventa mille, mille, mille più del doppiare degli scacchi. Ma cosa vuol dire più del doppiare degli scacchi? Ecco, questa era una storiella, una leggenda che ci narra che l'inventore degli scacchi, Sissa Nasir, aveva inventato questo gioco così interessante per il suo re, che il re dice premiatelo, dategli quello che desidera. E lui, con tutta apparente o falsa modestia, dice beh, io mi accontento che mettiate un chicco di grano sul primo scacco della scacchiera, 2, il doppio sul secondo, ancora il doppio, 4 sul terzo, e poi 8, 16, 32, 64, 128 e così via. A ogni scacco si raddoppia la quantità di grano. Beh, il re dice cosa volete che sia, accontentatelo, fate questa prova. E però appena si mettono a fare un pochino di conti, e io ve li ho fatti qui sotto,
si rendono conto che il numero di chicchi di grano, che sapete questa è una progressione geometrica, va con legge esponenziale, diventa 18 miliardi di miliardi, sono i primi 64 termini di una progressione geometrica. E quindi il grano non bastava neppure il grano prodotto in tutto il mondo, 18 miliardi di miliardi di chicchi di grano, una quantità enorme, e il re si sentì offeso e gli fece tagliare la testa, risparmiando un sacco di grano tra l'altro con questa esecuzione capitale. E perché è importante il fatto che Dante ci insegni il doppiare degli scacchi? Perché intanto mi piace che poteva dire tanti altri esempi, poteva dire erano tanti come le stelle nel cielo, erano tanti come i granelli di sabbia nel mare. No, lui dice erano tanti come il doppiare degli scacchi, perché questa storia era riportata nei libri d'Abaco, quando si parlava dell'interesse composto. L'interesse composto che i primi banchieri applicavano prestando il denaro con tassi di usura, cioè i tassi del 200 e del 300 erano tassi che oggi chiameremmo tassi usurai, andava come una legge esponenziale. Quindi nei libri d'Abaco si diceva agli aspiranti commercianti: state attenti a prendere i soldi a interesse composto, perché i primi anni sembra che crescano lentamente, questi, poi a un certo punto prendono il via e va come la storia degli scacchi. E quindi questo ci dimostra che Dante dovrebbe aver seguito, anzi siamo certi, delle scuole d'Abaco. Almeno una scuola d'Abaco. Lui, tra l'altro, figlio di commerciante di tessuti, molto probabilmente da bambino è stato avviato alla scuola d'Abaco, come tutti i commercianti mandavano i figli a seguire la scuola d'Abaco. E ha fatto tesoro di questi insegnamenti e gli è rimasto impresso l'esempio del doppiare degli scacchi. Ecco, un'altra occasione che lui coglie in maniera quasi forzata, sembra quasi una forzatura, quindi è una forzatura che ci fa capire quanto avesse voglia di insegnarci delle cose di matematica. Re Salomone che diventa re quando è ancora un ragazzino, è ancora un bambino, Salomone quando diventa re, e la leggenda narra che Dio gli appare in sogno, quando è ancora un bambino appena nominato re, e gli dice esprimi dei desideri. E Salomone esprime un solo desiderio: dammi la saggezza per poter governare. E questa è una cosa che stupisce molto la grande modestia e anche maturità di un bambino che chiede la saggezza per poter governare. E Dante la racconta questa storia dicendo: non è che ha chiesto, ecco, cosa poteva dire? E poteva dire: non ha chiesto ricchezza, non ha chiesto giochi, divertimenti, non ha chiesto belle ragazze o cose di questo genere. No, ha chiesto saggezza. Ma Dante no, Dante si stupisce che Salomone non abbia chiesto quello che a lui sarebbe piaciuto chiedere. Ecco, e il fu re, ci dice nel Paradiso, nel 13° canto, e il fu re che chiese senno a ciò che re sufficiente fosse. Chiese il senno per poter essere re. E non per sapere, ecco, che cosa, il numero in che enno li motor di quassù, o se necesse con contingente, mai necesse fenno. Non per sapere il numero degli angeli, il numero di coloro che fanno i motori, gli angeli erano coloro che spingevano i pianeti sulle sfere celesti. Il principio di inerzia ancora non era stato scoperto, quindi ci volevano dei motori, delle spinte per poter muovere i pianeti, e si pensava che fossero gli angeli. Quanti sono i motori, quanti sono gli angeli? È il problema di prima, quello delle scintille. O se una premessa necessaria con una contingente dà una conseguenza a sua volta necessaria, che è un problema di logica che a Dante sarebbe interessato sapere. O se non si est dare primum motu esse, o se del mezzo cerchio farsi pote, triangolo silcun retto non avesse. Un triangolo che non ha un angolo retto pur essendo iscritto in un semicerchio. Cioè, ora, la prima cosa, non ha chiesto se ci può avere un moto primo, un moto che non è causato da un altro moto. Questo è un altro problema interessante. Come fa Dio a creare il mondo? Ogni movimento deve derivare da un altro movimento, terzo principio della dinamica. E invece Dio crea dal nulla, è una cosa difficile da capire. Ecco, questo l'avrebbe chiesto Dante a Dio. O infine, se si può iscrivere in mezzo cerchio un triangolo che non abbia un angolo retto.
noi sappiamo che un triangolo inscritto in un semicerchio ha sempre un angolo retto, l'angolo alla circonferenza è sempre di 90 gradi. E che è una conseguenza del fatto che la somma degli angoli interni è 180, è un angolo piatto. E che è una conseguenza del postulato delle parallele. E allora, se Dante vorrebbe chiedere a Dio se un triangolo inscritto in un semicerchio potrebbe non avere un angolo retto, è come chiedere se ci può essere un triangolo che non ha una somma di 180 gradi. Ma allora è come chiedersi se esistono geometrie nelle Euclidee. È chiaro che, insomma, è una pretesa dire che Dante avesse in mente, per carità, però era curioso di sapere se la geometria, come la conosciamo, come lui la conosceva molto bene, tra l'altro, la geometria di Euclide, fosse l'unica possibile o se ci fossero delle alternative, delle eccezioni, diciamo così. E questa è una bella curiosità. Ma intanto, raccontando questa storia, ha insegnato al lettore che un triangolo inscritto in un semicerchio ha un angolo retto. E magari se cambiassimo qualche assioma potrebbe anche non averlo, però pone un problema interessante. E anche ricorre alla matematica quando incontra il suo avo, siamo ancora in paradiso, tra poco andremo all'inferno con una bella storia, ecco, quando incontra il suo avo Cacciaguida, ecco, Dante dice che Cacciaguida è così saggio, che riesce, è così lungimirante, che riesce addirittura a indovinare i suoi pensieri. E Cacciaguida gli risponde: ma no, tu credi che a me tuo pensiero miei da quel che primo, così come Raya dall'un se si conosce il 5 o il 6. Tu credi che a me il tuo pensiero derivi, io possa carpire il tuo pensiero da quel che primo, da Dio. Cioè che io sarei in contatto così stretto con Dio da poter carpire tramite di Lui il tuo pensiero. In che modo? Così come dall'uno, se si conosce, deriva, Raya, il 5 e il 6. E qui è un accenno alla costruzione dei numeri naturali. Per induzione, è il principio di induzione. Dall'uno, dall'unità, si ricavano tutti i numeri. Dall'uno si ricava il 2, dal 2 il 3, dal 3 il 4, sempre sommando 1, più 1 è... Poi il 5 e il 6, qua certo avrebbe dovuto dire così che conoscendo solo l'unità si può, da n si può ricavare n più 1, ma questa è la notazione. E poi la rima come si può fare? Mei fa rima con 6, quindi così come dall'1 si ricavano il 5 e 6 e per analogia, per induzione, tutti gli altri numeri. E, tra l'altro, questa costruzione dei numeri sicuramente che gli arriva. Che affianca quest'idea di Dio, e anche questo è interessante perché allora basta uno per costruire l'infinito. L'unità è in grado da sola, sommandosi con se stessa, di costruire tutti gli infiniti numeri. Quindi dall'uno si ricava tutto, è un po' una metafora della creazione del mondo, dall'uno si originano tutti i numeri. E ancora... parlando con Cacciaguida, Dante, lui vuole un gran bene a questo suo avo, è l'unico suo antenato famoso. Cara Piota mia, cara mia radice, Piota, questo ha un doppia interpretazione, è la radice come antenato, ma anche come la pianta del piede, che così ti innalzi, ecco, si innalza l'antenato perché è famoso, ma si innalza anche la pianta del piede per vedere più lontano, che come veggiono le terrene menti non capire in triangolo due ottusi, tu così vedi le cose contingenti, anziché siano in sé, mirando il punto a cui tutti i tempi sono presenti. Ecco, tu vedi le cose contingenti, le cose che avvengono, le cose che ci accadono intorno, prima che avvengano. Cioè tu sei in grado di leggere il futuro, così come non solo il pensiero, ma anche di vedere, di prevedere il futuro. Mirando quel punto a cui tutti i tempi sono presenti, come se tutto il passato e il futuro fossero concentrati in un punto solo, una sorta di singolarità temporale, come se tu in un punto riuscissi a vedere tutto quello che è accaduto, tutto quello che accadrà, una specie di Big Bang temporale, bella questa immagine, il punto in cui tutti i tempi sono presenti. Ma come, quanto lo vedi chiaro? Tu lo vedi così chiaro perché ti innalzi sopra gli altri per vedere di più, no? Perché quando uno si innalza vede di più, come le terrene menti
capiscono che in un triangolo due ottusi non ci possono essere. Cioè, per dire chiaro come cosa, chiaro come il sole, chiaro come 2 più 2 fa 4, no, chiaro come il fatto che in un triangolo due angoli ottusi non ci possono essere. E torniamo al discorso di prima, la somma degli angoli interni. Quindi vedete, non perdo occasione per raccontarci delle metafore e dei principi matematici. E anche questa è una branca moderna della matematica applicata, la teoria delle decisioni, che è un ramo della filosofia, però ultimamente, in questi ultimi, diciamo, 50 anni, viene affrontata usando la matematica, appunto la teoria delle decisioni, la matematica della teoria dei giochi, in condizioni di interazione con gli altri, decisori e così via. Ecco, su questo c'è un cenno che è notevole. Sembra una cosa sentita mille volte, però adesso vedremo un pochino le date. L'esempio è quello dell'asino di Buridano. Intra due cibi, distanti e moventi d'un sol modo, prima si morria di fame che liber homo l'un recasse i denti. Quando ci sono due cibi, alla stessa distanza, equidistanti e che si muovono in maniera identica, identici in tutto, nella posizione e nel eventuale movimento, un uomo libero di decidere, prima di recarne uno dei due ai denti, morirebbe di fame perché non ha un criterio di decisione. Essendo identici, come fa a decidere per l'uno o per l'altro? Ecco, questo noi tutti lo conosciamo come il paradosso dell'asino di Buridano, che tra due mucchi di fieno identici alla stessa distanza, senza nessuna asimmetria, morirebbe di fame perché non ha un criterio di scelta. Il problema è che Buridano questa cosa la dice 50 anni dopo Dante, perché Buridano nasce nel 300 e muore nel 61, e Dante queste cose le scrive nel 1320, 1310, nel 21 muore, e quindi Buridano lo scrive dopo, e quindi dovremmo chiamarlo paradosso di Dante, non di Buridano. Andiamo nell'inferno, ecco, andiamo nell'inferno e poi torneremo per concludere in paradiso. Ecco, nell'inferno Dante affronta un problema di logica, lo affronta parlando di Guido da Montefeltro. Ecco, qui a me questo è un personaggio molto caro, poi tra un attimo vi parlerò anche del figlio, anche di Bonconte da Montefeltro, che incontro in Purgatorio. Quando incontra Guido da Montefeltro viene fuori una storia impressionante, perché Guido da Montefeltro è stato un grande condottiero, molto astuto, ma anche molto abile, vinse tante battaglie importanti, e lui combatteva al soldo di delle grandi potenze, tra le quali anche francesi, spesso anche contro il Papa, era un condottiero ghibellino. Poi a un certo punto si stanca di questa vita, e forse si pente di questa vita, e si fa frate. Diventa frate francescano. C'è una tradizione secondo la quale un frate francescano, quando muore, viene accompagnato direttamente da Francesco in persona, da San Francesco in persona, direttamente in paradiso. E qui però le cose vanno diversamente. È Guido che racconta a Dante. Questo è un bel dialogo tra Dante e Guido da Montefeltro. Guido gli racconta la sua storia. Francesco venne poi come io fui morto. Ecco, notate un'altra cosa, quanto è più semplice il linguaggio nell'inferno. Questo vedete che si capisce molto bene questo passo. Dante venne poi come io fui morto, per me, ma uno dei neri cherubini gli disse, non lo portar, non mi far torto. Che cosa succede qua? Che Francesco venne apposta per lui, venne per me come fui morto, proprio apposta per me, come era tradizione per tutti i frati francescani. Ma un nero angelo dell'inferno, un nero cherubino, gli disse, non lo portare, non mi far torto. Dice addirittura un qualunque, senza nome, un qualunque angelo dell'inferno, un nero cherubino, ordina a San Francesco non portarlo, perché mi faresti torto. Ma come si permette un nero cherubino di dare un ordine addirittura a San Francesco, che ha le porte aperte del paradiso? E lo giustifica così. Venir sedere giù tra i miei meschini, perché diede il consiglio frodolente dal quale in qua stato gli sono ai crini. Dice, deve venire giù con me tra i miei meschini, tra i miei condannati, perché diede il consiglio fraudolente
e da quel momento in poi gli sono stato alle calcagna. Ecco, cosa è successo? Infatti lui è tra i consiglieri fraudolenti, tra coloro che hanno dato consigli ingannevoli e quindi condannato all'inferno. Perché è successo che mentre era già francescano, Bonifacio VIII, quello stinco di santo di Bonifacio VIII, stava ponendo d'assedio una città, stava assediando con le truppe del papato la città di Palestrina non riesce a espugnare la città. Allora Bonifacio VIII fa chiamare Guido da Montefeltro, lo fa venire apposta dal suo convento a Roma e gli dice: tu che fosti un grande condottiero, hai vinto battaglie incredibili anche contro i papi, dammi un consiglio, come faccio a vincere questa guerra? E Guido gli dice: beh, io un consiglio ce l'avrei, ma è una frode. Io se fossi stato quello di una volta, quello che il soldato di Ventura, darei un'informazione falsa, direi: arrendetevi che non vi faremo niente, e poi entrerei in città e sterminerei tutti. È chiaro che è una cosa che non si può fare, è un peccato. Io adesso, come francescano, una cosa così non la potrei dire. E Bonifacio VIII gli dice: no, non ti preoccupare, io ti avevo già assolto prima che tu mi dicessi questo consiglio, e quindi io lo seguo. Tu non ti preoccupare che sei già assolto prima di darmi questo consiglio. Ecco, è qui il problema, che non si può assolvere uno prima che faccia il peccato. Non è vera la frase ti avevo assolto prima che tu mi dessi il consiglio, perché assolver non si può chi non si pente, né pentere volere insieme puossi, per la contraddizione che non consente. Si arriva a una contraddizione, perché chi viene assolto deve essere pentito, chi è pentito deve esprimere il desiderio di non peccare più, e quindi uno non può assolvere un peccatore prima che compia il peccato. È una contraddizione. O me dolente, conclude Guido, come mi riscossi quando mi prese dicendomi: forse tu non pensavi che loico fossi, forse tu non pensavi che io fossi un logico, e contro la logica non c'è santo che tenga. La logica è la più potente disciplina, secondo Dante. Questo ragionamento che fa Guido in questa parte, in questo passo della Divina Commedia, lo possiamo riassumere con i diagrammi di Euliro per la logica. Che cosa dice in sostanza il cherubino? Dice: non si può assolvere chi non si pente, quindi coloro che sono assolti sono un sottoinsieme dei pentiti. Uno per essere assolto deve essere pentito, e uno non può essere pentito e voler peccare contemporaneamente. Pentere e volere insieme possi non è possibile. Non è possibile che stiano insieme. Quindi cosa vuol dire? Che i pentiti e coloro che vogliono peccare devono essere due insiemi disgiunti. Allora, essendo gli assolti un sottoinsieme dei pentiti, gli assolti e coloro che vogliono peccare devono essere disgiunti. Siccome qui Guido voleva dare il consiglio, nonostante la soluzione che era collegata al pentimento, veniva fuori una evidente contraddizione. E notate questa frase che non ho commentato, ma è molto bella: da quel momento gli sono stato i crini. Da quel momento il nero cherubino è stato alle calcagna, ai crini, alle calcagna di Guido da Montefeltro, non l'ha più abbandonato, perché una contraddizione non si può più perdonare. Il logico non ammette contraddizioni, ovviamente. Ma Dante sapeva tutta questa logica? Probabilmente sì, perché dimostra di aver letto un testo molto importante, le Summule Logicales di Pietro Ispano. Tant'è vero che quando incontra Pietro, tra le tante anime, incontra anche Pietro Ispano in Paradiso, nel dodicesimo canto, lo descrive così: Pietro Ispano, lo qual giù luce per i dodici libelli. Per i dodici libelli, i dodici libri, che sarebbero in realtà i dodici capitoli. I dodici capitoli in cui è divisa la Summa Logicale, la Somma di Logica, scritta da Pietro Ispano. Ma Dante neanche cita il fatto che Pietro Ispano diventò papa con il nome di Giovanni XXI. Non è che ha detto che laggiù riluce, oltre che per essere stato papa, anche per il libro in dodici capitoli. No, no. Lui
ignora completamente, non ignora, lo sapeva, ma non nomina il fatto che fosse Papa, ma dice che ha scritto i 12 capitoli. E lì, laggiù, sulla terra, giù, luce, riluce, è famoso per i 12 ribelli, non per essere stato Papa, anzi, per il fatto di essere stato Papa sarebbe stato probabilmente messo all'inferno, visto il trattamento che spesso riserva Dante ai papi. E quindi la logica la apprezza, e conoscendo la summa di logica di Pietro Ispano, e lì c'era un po' tutta la logica del periodo di Dante. Ma ecco, visto che ho parlato di Guido da Montefeltro, farei un torto se non parlassi anche del figlio. Perché parlando del figlio c'è un altro momento importante di didattica della scienza. Ecco, beh, qui la vicenda, ecco, ve la racconto perché è molto simile. È molto simile per quanto riguarda la morte, l'ingresso all'aldilà. Buonconte da Montefeltro muore a Campaldino, Campaldino è una famosa battaglia alla quale partecipò anche Dante in persona, e il suo corpo non fu mai ritrovato, morto ma disperso, non fu mai trovato il suo corpo. E quello che succede è che anche qui si scontrano un angelo del paradiso e un angelo dell'inferno, e uno lo vuol portare in paradiso, meglio in purgatorio, uno vuol portarlo in purgatorio e l'altro vuol portarlo all'inferno. E qui c'è un dialogo tra Dante e Buonconte. Buonconte, figlio di Guido, anche lui condottiero, e dice: io a lui, qual forza o qual ventura ti traviò sui fuori di Campaldino che non seppe mai tua sepoltura? Qual è stata la forza o la disavventura che ti ha portato via da Campaldino, ti ha fatto morire, senza sapere mai dove sei stato sepolto? E risponde triste Buonconte: qui vi perdei la vista e la parola, nel nome di Maria finì, e qui vi caddi e rimase la mia carne sola. Ho perso la vista e la parola, quindi sono morto, nominando, implorando Maria, chiedendo perdono a Maria. E poi caddi e rimase solo la mia carne, la mia anima. Ecco, cosa succede all'anima? Ecco, io dirò vero e tu ridì tra i vivi. Ecco, io ti dirò la verità e tu riferiscila ai vivi. Guardate, qui è importante, perché Buonconte, un tipo sveglio, si rende conto che Dante è vivo, non è un'anima, e tornerà quindi sulla terra. Quindi tu dici: tu ridillo, raccontalo ai vivi. L'angelo di Dio mi prese e quel dell'inferno gridava: o tu del ciel, perché mi privi? Notate che si ritrova la stessa situazione del padre. L'angelo di Dio mi prese e anche quello dell'inferno però gridava: tu del ciel, perché mi privi di quest'anima? Quest'anima è la mia. Invece, no, invece lo prendo, mi prese l'angelo di Dio. Perché? E ce lo dice l'angelo dell'inferno: tu te ne porti di costui l'eterno per una lagrimetta che il mi toglie, ma io farò dell'altro altro governo. Questo è un po' difficile, siamo già nel purgatorio. Dice: tu te ne porti costui nell'eternità, nel purgatorio e poi nel paradiso. Insomma, qui si capisce che il purgatorio, tanto sappiamo, è l'anticamera del paradiso. Per una lacrimetta, perché lui ha pianto implorando Maria. Per una lacrimetta me lo togli? Ma io, per vendicarmi, farò dell'altro, del corpo, perché tu mi togli l'anima, ma il corpo è qui, è sulla terra, io farò dell'altro altro governo, io farò scempio del corpo, tu porti l'anima in paradiso e io faccio scempio del corpo. E qui arriva l'occasione per Dante di insegnarci una cosa non banale per il suo tempo. Ben sai come l'aere, qui è Buonconte che parla, ben sai come nell'aere si raccoglie quell'umido vapor che in l'acqua riede, tosto che sale dove il freddo il coglie. Ecco, qui Buonconte racconta a Dante che ci fu un grande temporale, un uragano che provocò una piena e portò via il corpo chissà dove. Ma non si limita a dire che il pregno aereo in acqua si converse, la pioggia cadde, i fossati venne di lei, ciò che la terra non sofferse, eccetera, eccetera. Cioè come avviene l'uragano, ma spiega il ciclo dell'acqua. Dice: sai bene che nell'aria si raccoglie l'umido vapore che poi si riconverte, riede, si riconverte in acqua quando sale dove il freddo lo coglie.
Notate che è perfetta. L'acqua evapora per il caldo, ovviamente, e si trasforma in vapore. Vapore che poi, salendo, incontra strati più freddi e quindi si ricondensa in acqua e poi diventa pioggia. Ecco, questa spiegazione nel 200 non era per niente banale, cioè pochi la conoscevano, quindi ci fa capire che Dante l'aveva ben imparata, ma soprattutto con questa terzina, raccoglie, concoglie, con la rima, la metrica, l'endecasillabo, eccetera, ce la insegna in maniera chiara. Vapore si raccoglie, si converte condensandosi con gli strati più freddi e ritorna sotto forma di acqua. E poi non vi leggo altro, è molto bello però questo passo, perché c'è la piena che lo porta, che porta questo fiumiciattolo con gran forza nell'Arno e così via. È una piccola lezione di meteorologia e di geografia. Visto che siamo in purgatorio, vi racconto un'altra piccola cosa prima di arrivare al gran finale della scienza sperimentale, che a me piace molto. Quando si parte il gioco della Zara, ecco, nel purgatorio racconta del gioco della Zara, colui che perde si rimando lente, ripetendo le volte tristo impara. Ecco, qui non parla di matematica in senso stretto, però c'è un accenno importante a una teoria non ancora nata, perché la teoria della probabilità, la probabilità nascerà molto più avanti, nascerà con Cardano, con Pascal. E qui lui nel 300, inizi 300, usa questo verso, ripetendo le volte tristo impara. E questo è... Non è detto che abbia in mente, sarebbe pretendere troppo da Dante, non possiamo fargli fare quello che non poteva fare, non è che abbia in mente la probabilità, però dire che si impara ripetendo è certo che è, perché si parla del gioco dei dadi. Ora, che cos'è il gioco della Zara? È un gioco con i dadi, si gioca con tre dadi che si lanciano, e per partecipare al gioco si paga una quota, si lanciano tre dadi e chi indovina la somma dei tre dadi, dei tre numeri che escono, vince la posta. Se nessuno indovina, aumenta la posta in palio. Ecco, intanto Dante capisce che chi vince è sempre il banco, no? Perché la probabilità di indovinare l'uscita è una probabilità molto bassa. E quindi dice tristo impara, perché tristo perché è triste, alla fine chi gioca una volta per avere la fortuna di vincere, e se se ne va è fortunato, ma chi continua a giocare non vince mai, come ben sappiamo in tutti i giochi d'azzardo. Ripetendo le volte tristo impara, e qualcuno ha visto in questo ripetendo una prova che Dante avesse capito che la frequenza relativa di un evento, la frequenza con cui escono i casi favorevoli su quelli possibili, linguaggio troppo moderno però per Dante, comunque ripetendo tante volte si avvicina alla probabilità. Perché che cosa c'è da capire, che cosa c'è da imparare? Beh, c'è da imparare che certe somme come il 3 o il 18 vengono in un modo solo, in una sola combinazione su 216, 6 alla 3. Casi possibili, mentre altri numeri intermedi possono venire in tanti modi. Il numero 4 per esempio può venire con 112, 121, 211, quindi con diverse combinazioni, quindi sono tre eventi favorevoli su 216 possibili, quindi una probabilità più alta. I numeri centrali, i numeri intermedi, 11 si può tenere in tanti modi, 641, 633, 551 e così via. Quindi alcuni numeri sono meno favoriti della sorte e alcuni più favoriti, perché ci sono più combinazioni. E forse, no, chissà, con questo ripetendo potrebbe aver imparato che ci sono queste frequenze diverse. È un cenno comunque alla probabilità. Due cose di fisica. La prima è la forza di gravità. Ecco, quando, ecco, Dante nella sua struttura dell'aldilà immagina di scendere nelle viscere della terra, nell'inferno, poi arrivare al centro della terra, è un viaggio al centro della terra, come quello di Jules Verne, dove c'è il diavolo,
c'è questo orrendo essere che è Lucifero, e poi attraversando il centro, proprio bisogna proprio attraversare il corpo di Lucifero, e questo è il passo che vi sto per leggere, nel 34esimo, l'ultimo canto dell'Inferno. I canti, come sapete, sono 33, 33 e 34 dell'Inferno, 100 in tutto, per poi sbucare nell'altro emisfero dove c'è la collina del Purgatorio, che non è altro che la terra, che questo foro che Lucifero ha fatto sprofondandosi nella terra, ha fatto uscire la terra di là e ha creato la collina del Purgatorio. E Virgilio e Dante sono arrivati al centro della terra. Che cosa è successo? È successo che per scavalcare il diavolo Lucifero ha fatto una specie di capriola, Dante non ci ha capito niente. Però Dante ha un inganno, cioè si rimane ingannato dalla forza di gravità. Perché? Perché mentre sta scendendo verso il centro della terra si sente spinto dalla forza di gravità, si sente attratto verso il centro della terra. Quindi è spinto dalla forza di gravità. Quando raggiunge il centro e lo oltrepassa, ma non si rende conto di questo, lui, dopo averlo oltrepassato e continuando a camminare, si sente tirato all'indietro dalla forza di gravità, perché il centro adesso, il centro della Terra, ce l'ha alle spalle e la forza di gravità, che è centripeta, lo tira verso indietro. Allora lui non pensa di aver attraversato il centro della Terra, lui pensa di aver fatto inversione di marcia, come quando uno va in discesa, che si sente spinto, poi se gira e continua ad andare in salita, si sente respinto e non più spinto dalla forza di gravità. E lui pensa di aver girato, di aver fatto inversione a U, no? Aver fatto una inversione a 180 gradi. Allora lui arriva nel Cocito, dove ci sono le anime dei traditori conficcate nel ghiaccio, e deve attraversare questo orrendo essere che è il diavolo. E però appena lo fa dice questo a Virgilio: prima che dell'abisso mi divella, maestro mio, dissi io quando fui dritto, a trarmi d'erro un poco mi favella. Prima che di allontanarci da questo abisso, mio maestro, caro Virgilio, io dissi quando fui dritto, perché hanno fatto questa capriola per scavalcare il diavolo, vorrei parlare, vorrei farti delle domande un po' per togliermi da alcuni errori, cioè non riesco a capire alcune cose, ci sono delle cose che proprio non riesco, di cui non riesco a capacitarmi. Dov'è la ghiaccia? E questi, come è fitto? Sì, dopo diventerebbe richiamato verso il centro quando lo scavalca, e quindi avremmo un moto oscillatorio, come una molla, a seconda dell'emisfero in cui ci troviamo saremmo attratti verso il centro da una parte e poi ritirati indietro verso il centro di nuovo. Non è facile renderlo, e lui lo rende con questo inganno di Dante, che non si rende conto di essere arrivato all'altro emisfero. Ecco, concludo su Dante con la cosa più stupefacente, secondo me. Il fatto che Dante ha perfettamente chiaro, e lo vuol trasmettere al lettore, che cos'è e quanto è importante il metodo sperimentale. Qui c'è un dialogo tra Dante e Beatrice, siamo al secondo canto del Paradiso, nel cielo della luna, e Dante sta conversando con Beatrice mentre stanno salendo verso la luna e stanno discutendo dell'origine delle macchie lunari. La luna presenta questi chiaroscuri e Dante chiede a Beatrice quale fosse la loro origine, e Beatrice dice: secondo te qual è la tua opinione in merito? E Dante fornisce un'opinione che poi era quella che diffusa da Averroè, che le macchie fossero dovute a differenze di densità e a riflessione della luce su parti più dense e parti meno dense, che quindi dei riflessi non uniformi. Allora, di queste due ipotesi, che insomma, cioè perché queste diverse densità potevano o fare in modo che la luce, attraversando la luna,
risultasse più assorbita o meno assorbita da alcune parti, oppure che, essendo riflessa dalla Luna, con l'idea con la teoria del riflesso, alcune parti venissero riflesse subito dalle più dense, alcune penetrasse un po' e poi venisse riflessa. Beatrice invece le contraddice entrambe. Però ecco, non è tanto la teoria di Dante, non sta molto in piedi, ma neanche quella di Beatrice. Però è importante il metodo. Allora, Beatrice la prima la riesce a confutare dicendo: quando se ci fossero delle parti che si fanno attraversare meglio di altre, quando si ha un'eclisse, si vedrebbe la Luna che opacizza in alcune zone più, alcune zone meno il Sole, e invece il disco lunare copre in maniera uniforme la luce solare, e quindi questa differenza di penetrazione della luce nella materia lunare non c'è. La seconda, quella della diversa riflessione, la possiamo, ecco, leggo adesso il testo, questo non è la prima, però è da vedere dell'altro. Se gli avvienchi o l'altro cassi, falsificato fia il tuo parere. Ecco, dice, se io falsifico, se io riesco a contraddire anche l'altro, avrei falsificato il tuo parere. E come fa a contraddire? La falsificazione su cosa si basa? Su cosa si basa? Sull'esperienza. E qui c'è Popper, l'esperienza che serve a falsificare una teoria. Da questa istanza, dice Beatrice, può deliberarti esperienza, se già mai la provi, che essere suol fonte ai rivi di vostrarti. Ecco, da questa istanza, da questa sua opinione, da questa teoria, può liberarti l'esperienza. L'esperimento, se già mai la provi, se riesci a farla, logicamente, se riesci a provarla. Che essere suol fonte ai rivi di vostrarti, che suole essere, che di solito è la fonte che porta la che porta conoscenza a tutte le vostre teorie, a tutte le vostre arti. E l'esperienza è la fonte che porta conoscenza ai vostri dibattiti, alle vostre teorie. Quindi ci dice in maniera chiara che è l'esperienza la fonte di tutta la conoscenza. E usa l'esperienza, notate, non per provare qualche cosa, ma per falsificarlo. E questo è estremamente moderno come modo di vedere le cose. L'esperienza usata per falsificare. Questa è la teoria della falsificazione di Popper. È chiaro che Dante non era così avanti, però aveva già capito lo spirito dell'esperienza. L'esperienza serve a cassare, a contraddire una teoria. Non, generalmente non a provare in via definitiva, ma a contraddire sì. Ma non si limita solo a enunciare questo fatto. Non si limita Beatrice a dire: fate un'esperienza, no, la descrive proprio. Tre specchi prenderai, due rimuovi da te d'un modo e l'altro più rimosso, tramboli primi gli occhi tuoi ritrovi. Prendi tre specchi, ecco, la realizzi così, prendi tre specchi, due li metti più lontani, a una certa distanza, l'altro più lontano, più rimosso, e mettendo gli occhi in modo da vederli tutti, poi continua, non avevo spazio che permetto, metterai una fonte di luce alle tue spalle e noterai che quello che tu dici non si verifica. Ecco, adesso, a parte l'esperimento, ma è il metodo eccezionale per il 200, è già una cosa che ci fa pensare a Galileo. Ecco, qui arriviamo a Galileo, l'esperienza che ci serve a falsificare una teoria fisica. Ma soprattutto, notate, un'esperienza fatta sulla Terra usata per provare un fenomeno celeste. Come dire, la fisica terrestre e la fisica celeste sono basati sugli stessi principi, che è una cosa sulla quale Galileo, lo leggeremo tra un attimo, ha faticato moltissimo per convincere i suoi contemporanei. La fisica aristotelica supponeva che la fisica dei corpi celesti obbedisse a leggi completamente diverse da quelle sulla Terra,
la fisica terrestre e la fisica celeste, secondo Aristotele, non avevano niente a che fare. I corpi celesti erano incorruttibili, non si alteravano, mentre i corpi sulla Terra avevano tutt'altra consistenza, una struttura della materia profondamente diversa tra i corpi terrestri e i corpi celesti. Gli uni alterabili, gli altri inalterabili, e quindi anche le leggi della chimica e della fisica completamente diverse. Qui invece Dante, dalle parole di Beatrice, ci fa capire perfettamente che facendo un esperimento sulla Terra, tre specchi prenderai, due li rimuovi, eccetera, eccetera, si trovano a decidere riguardo a una istanza, a un'argomentazione di carattere cosmologico, di carattere astronomico, cioè sulle macchie lunari. Questo accenno, che è molto più di un accenno di Dante, all'importanza dell'esperimento per capire i fenomeni e non guardare a cosa dicono gli antichi, cosa dicono i testi, no, fai un esperimento, prendi tre specchi. Ecco, questo è stato preso dall'Accademia del Cimento come motto, perché nel terzo canto Dante dice che Beatrice, quel sol che pria d'amor mi scaldò il petto, Beatrice quindi, quel sole che mi aveva scaldato il petto di amore, ora mi aveva rivelato la bella verità, ora mi scalda il petto con la bella verità, provando e riprovando. Qui provando e riprovando vuol dire provando e confutando, il riprovare nel linguaggio del duecentesco vuol dire confutare. Provando e confutando, e abbiamo visto attraverso l'esperimento, mi rivela il dolce aspetto della bella verità. Di bella verità mi aveva scoperto il dolce aspetto, come? Provando e confutando. E infatti questo motto, provando e riprovando, fa parte del logo, del simbolo, dello stemma dell'Accademia del Cimento, fondata da Evangelista Torricelli, che come sapete è un allievo, è un discepolo di Galileo. E quindi c'è arrivata la connessione con Galileo. Perché c'è questa connessione? Intanto perché abbiamo visto che Dante è un convinto assertore della scienza sperimentale, provando e confutando. E poi perché Dante parla della Luna. E anche Galileo ha parlato tantissimo della Luna. E poi che cosa hanno in comune? Che, vedete, Dante ha usato in maniera deliziosa, in maniera stupefacente, le parole per diffondere conoscenza anche scientifica. Avete visto che c'è, poi io ho fatto vedere una piccola parte, c'è tanta conoscenza scientifica, dalla matematica, alla fisica, alla meteorologia, all'interno della commedia. E la esprime attraverso delle narrazioni, dei dialoghi, e la stessa cosa si trova a fare Galileo. Da un altro versante, Galileo ovviamente è uno scienziato, però usa il dialogo, usa la narrazione per rivelare a un pubblico più ampio possibile, in lingua volgare anche lui, non in latino, le sue importanti scoperte. Tant'è vero che Italo Calvino, in una lettera a Anna Maria Ortese, siamo nel 24 dicembre, pubblicata sul Corriere della Sera il 24 dicembre, vigilia di Natale del 67, scrive: io adesso come provocazione, ma ormai mi sono quasi scoperto, ho coperto il nome di chi sta parlando Calvino. Il più grande scrittore, scrive Calvino Anna Maria Ortese, il più grande scrittore della letteratura italiana di ogni secolo, appena si mette a parlare della Luna, innalza la sua prosa a un grado di precisione e insieme di precisione, evidenza e insieme di rarefazione lirica prodigiose. E la lingua di questo scrittore fu uno dei modelli della lingua di Leopardi, gran poeta lunare. Quindi allora Calvino parla del più grande scrittore della letteratura italiana di ogni secolo, di uno che ha parlato della Luna diventando modello per Leopardi, per un poeta. Di chi parlerà? Ecco, io molte volte, mostrando questa fase, non dopo aver parlato di Dante e senza aver messo Galileo nel titolo, ma se io mostro a qualcuno questa frase col nome coperto, la maggior parte delle persone risponde: sta parlando probabilmente di Dante, il più grande scrittore della letteratura italiana di ogni secolo, uno dei modelli per Leopardi, che parla della Luna, poi gran poeta lunare. E invece sta parlando di Galileo, il più grande scrittore della letteratura italiana di ogni secolo, Galileo.
ci stupisce questa cosa. Ma Galileo davvero fu uno dei modelli per Leopardi? Eh sì, adesso lo scopriamo. Intanto la prima cosa che è successa dopo questa lettera è che Cassola si arrabbiò moltissimo. Cassola, a stretto giro di posta, scrive una letteraccia al Corriere della Sera in cui dice: domenica scorsa su questo giornale Italo Calvino ha affermato che Galilei è il più grande scrittore italiano di ogni secolo. Ma io credevo che Galilei fosse il più grande scienziato, ma che la palma di massimo scrittore spettasse a Dante. Ecco, notate che lui divide il mondo in due categorie, gli scienziati e gli scrittori. Ma dice Calvino si è sbagliato, Galileo è uno scienziato. E alla fine diventa davvero cattivo Cassola. Mentirei se dicessi che l'affermazione di Calvino mi ha scandalizzato. Lo spirito di dimissione di molti miei colleghi è ormai a un punto tale che non mi scandalizzo più di niente. L'augurio che rivolgo loro è di liberarsi del complesso di inferiorità nei confronti della cultura scientifica e della tecnologia, e se no che cambino mestiere. Cioè lui dice che secondo lui Calvino è complessato. Siamo nel 67, il momento delle imprese spaziali, grandi progressi della scienza, quindi lui dice alcuni miei colleghi si sentono un complesso di inferiorità rispetto agli scienziati e diventano degli adulatori degli scienziati, attribuendo loro addirittura le capacità di scrittura, che per, secondo lui era troppo, si era arrabbiato. Ecco, Calvino non si scompone e risponde, la lettera è pubblicata in questa raccolta, una pietra sopra, e corrisponde pochi mesi dopo in questo modo. Quel che posso dire, è dispiaciuto chiaramente di questa polemica, però la raccoglie. Quel che posso dire è che nella direzione in cui lavoro adesso trovo maggior nutrimento in Galileo, come precisione di linguaggio, come immaginazione scientifico-poetica, come costruzione di congetture. Galileo, dice Calvino, Galileo usa il linguaggio non come uno strumento neutro, ma con una coscienza letteraria, con una continua partecipazione espressiva, immaginativa, addirittura lirica. Galileo possiede l'immaginazione più straordinaria, discorre delle sue esperienze e controversie sempre per mezzo di racconti e metafore. Ma Galileo, dice Cassola, era uno scienziato, non uno scrittore. E qui Calvino veramente questo non lo sopporta. Questo argomento mi pare facilmente smontabile. Allo stesso modo anche Dante in un diverso orizzonte culturale faceva opera enciclopedica e cosmologica. Vedete, Calvino lo dice apertamente. Dante cercava, attraverso l'opera letteraria, di costruire un'immagine dell'universo. Quindi Dante faceva anche della scienza. Questa è una vocazione profonda della letteratura italiana che passa da Dante a Galileo. Vedete, li metti uno a fianco all'altro. L'opera letteraria come mappa del mondo, dello scibile, lo scrivere mosso da una spinta conoscitiva che ora teologica, ora speculativa, ora stregonesca, ora enciclopedica, ora di filosofia naturale o di osservazione trasfigurante e visionaria. Questo scrive Calvino. Quindi vedete che prende sul serio l'obiezione, ma ci si oppone in maniera ferma. E conclude dicendo una cosa bellissima, questo ve lo devo leggere perché leggendo Galileo mi piace cercare i passi in cui parla della Luna. È la prima volta che la Luna diventa per gli uomini un oggetto reale, perché Galileo la descrive nei minimi dettagli, la disegna con le macchie dettagliate, fa una specie di cartografia lunare. Quindi diventa un oggetto reale, che viene descritta minutamente come cosa tangibile. Eppure, appena la Luna compare nel linguaggio di Galileo, si sente una specie di rarefazione, di lievitazione. Ci si innalza in un'incantata sospensione. Non per niente Galileo ammirò e postillò quel poeta cosmico lunare che fu l'Ariosto. Galileo invece commentò il tasso, ma lì non fu buon critico. Ecco, a Calvino non piace come Galileo parla del tasso. Ecco, notate che Calvino parla di Galileo come critico letterario, come Galileo parla di Ariosto, come Galileo parla del tasso. E così via. E quindi capiamo che Galileo non è stato solo uno scienziato, così come Dante non è stato solo un letterato. Stiamo infrangendo completamente il confine tra le due culture. Ecco, io adesso salto qualcosa perché vorrei avviarmi alla conclusione, però mi piace citare Carlo Bo, ovviamente perché da Urbino per noi Carlo Bo è stato il rettore storico. Carlo Bo è stato rettore per 54 anni della nostra università e adesso l'Università di Urbino è intestata a proprio Carlo Bo nel suo nome, si chiama Università di Urbino Carlo Bo, ed è stato, come sapete, un grande critico letterario.
sul settimanale Gente, sul quale scriveva sistematicamente tutte le settimane qualche cosa di letteratura, il 14 febbraio dell'86 Carlo Bo parla di Galileo e anche lui, lo vediamo subito, ne parla come di un grande letterato. Dice: l'autore dei dialoghi sui massimi sistemi si è sempre attenuto a questa forma di economia, a questa distinzione profonda tra le parole da buttare e le parole da conservare. Guardate, questa è la cosa più bella che si possa scrivere di qualunque scrittore: saper distinguere tra le parole da buttare e le parole da conservare. Galileo diventa così il simbolo di una famiglia di spiriti superiori che si sono sempre rifiutati di subire la moda, di accettare le regole del momento, di relegare lo scrittore fuori dal campo che più gli è proprio dell'inventore, dello scopritore. Lo scrittore è uno che scopre e quindi è uno scienziato in qualche modo. Infatti non sono diversi i compiti, quelli dello scrittore e quelli dello scienziato. Mutano semmai gli strumenti. Sono due cammini paralleli, Galileo lo sapeva molto bene e ce lo ha ricordato. Quindi vedete che Galileo è stato un innovatore della lingua, perché vedete che quando dice Carlo Bo non subisce le mode, quindi è un innovatore, è uno che crea delle sue nuove regole, in effetti Galileo ha fornito un metodo di raccontare, un modo per sintetico di descrivere, tipico del saggio scientifico, che ha condizionato, secondo Carlo Bo, la letteratura dei secoli successivi. Tant'è vero che Leopardi, quando si trova a scrivere la crestomazia italiana, la scelta, vi leggo il titolo, la crestomazia italiana, cioè scelta di luoghi insigni o per sentimento o per locuzione raccolti dagli scritti italiani in prosa di autori eccellenti di ogni secolo, per cura del conte Giacomo Leopardi, questo è il titolo, 1827, insomma un'antologia con i più bei brani, a suo parere, della letteratura italiana fino al 1827. Bene, l'autore più rappresentato in questa antologia è proprio Galileo, con 18 brani, è il primo in assoluto, il più rappresentato, li riporta tutti 18 brevi saggi di Galileo, che secondo lui sono i più belli, sono tra i più belli da raccogliere in questa antologia. Qui io li ho elencati, ci dice poco, questi sarebbero da leggere uno per uno come antologia di lingua italiana, perché in effetti sono uno più bello dell'altro. Adesso io non sto ad annoiarvi sulle cose che ha fatto Galileo, vale la pena dire che Galileo inizia studiando musica, perché il padre era un grande musicista, è stato un grande innovatore, Vincenzo Galilei, un grande innovatore della scala musicale, e pare che Galileo lo abbia aiutato molto, perché c'era una parte matematica, ci volevano i logaritmi per poter descrivere bene questa diversa scala musicale proposta da Vincenzo Galilei, ma va anche a scuola di pittura, è un bravo pittore, un bravo disegnatore, si iscrive a medicina, e quindi, ma non finisce mai l'università, Galileo non si è mai laureato. E comincia a leggere i testi di Archimede e si appassiona alla matematica leggendo i testi di Archimede. La cosa interessante è che legge i testi di Archimede nelle traduzioni e con note esplicative, perché Archimede era molto difficile da capire, con note esplicative di Commandino, del matematico Urbinate. E comincia a collaborare con un altro Urbinate, allievo di Commandino, Guidobaldo del Monte. Quindi è una figura che spazia dalla musica alla pittura e anche alla letteratura. Le sue prime lezioni che fa a Firenze sono sulla struttura dell'inferno dantesco. E scrive anche dei saggi critici. Per esempio, non era dolce nel modo di scrivere, quando esalta l'Ariosto, è un grande appassionato dell'Ariosto, mentre Del Tasso, suo contemporaneo tra l'altro, dice tutto il male possibile. In un suo saggio critico sul Tasso scrive: «Oh, signor Tasso, mio da bene, non vi accorgete voi quante parole andate buttando via in dir cose senza sugo, senza concetto, senza niente?
Voi fate come quel pittore che non sa dipingere, che mena e rimena il pennello sopra la tavola, dagli frega, impiastra, finalmente fa rosso, verde, giallo, ma non dipinge niente. Così voi mettete veramente insieme molte parole, ma non dipingete cosa che vaglia. Certo, non era un critico dolce, ecco, insomma, non era molto diplomatico. Quando c'era da dire male di uno scrittore, lo faceva senza mezzi termini. Ricordate che un attimo fa Calvino ha detto è stato un po' troppo drastico nei confronti del Tasso, e qui capiamo perché. Però insomma era anche un critico letterario. Cosa voglio dirvi con questo? Che un grande scienziato è grande anche quando si mette a fare qualcos'altro, perché chi ragiona bene scrive anche bene, perché saper scrivere vuol dire essere logici, e quindi è la logica della costruzione del pensiero che porta allo scrivere bene, e quindi Galileo in questo era un eccellente. E dopo il periodo padovano lui inventa, eccolo qua, inventa con il Siderius Nuncius, il primo trattato, il primo saggio scientifico nel senso moderno del termine. Lui osserva la Luna, osserva le lune di Giove, e scrive questo trattato scientifico, il Siderius Nuncius, in cui ci sono i suoi disegni, qui ci sono i suoi disegni, quindi qui c'è anche la sua abilità pittorica, che è fatto come un articolo moderno, con l'abstract iniziale, quello che oggi si chiama l'abstract, quindi un piccolo assunto iniziale, il corpo con l'introduzione, quello che si è detto finora, e poi il corpo del saggio con una chiara descrizione, le illustrazioni e delle conclusioni. Però non scrive soltanto per gli scienziati, ma scrive anche opere divulgative per diffondere la conoscenza, per diffondere quello che aveva scoperto, quello che aveva visto e quello che aveva capito anche ai non specialisti. E questo lo fa utilizzando il dialogo, utilizzando due strumenti sostanzialmente: la lettera polemica, quindi un dialogo epistolare, ecco, quindi la struttura epistolare con lettere polemiche, e questo lo vedremo tra un attimo nel Saggiatore, e il dialogo sui massimi sistemi, su due nuove scienze, come forma di facile esposizione del sapere scientifico. Galileo diventa un popolarissimo, diventa quasi un eroe, quasi così come diciamo nel secolo precedente c'erano state le grandi scoperte geografiche, la scoperta dell'America, dei nuovi mondi, i viaggi nelle Indie e così via. Galileo diventa un navigatore nello spazio e uno scopritore di nuovi mondi, cioè lui ci racconta dei satelliti di Giove, ci racconta dei crateri della Luna. Scrittori e pittori del suo tempo vengono influenzati dai suoi scritti. Ecco, qua vediamo per esempio che molti pittori cominciano a rappresentare Galileo che andava in giro con un kit, proprio il suo Siderius Nuncius con i suoi trattati di astronomia insieme al cannocchiale, e mostrava le sue scoperte così in maniera sperimentale, non è che le raccontava proprio, portava a governanti, a politici, ai gesuiti per esempio, o ai cardinali, il telescopio per poter toccare con mano quello che lui vedeva, e insegnava dove puntarlo. Ma qua vedete che anche i pittori venivano influenzati dagli scritti di Galileo, perché qua vedete che la Luna che viene calpestata da questa Madonna del Cigoli ha i rilievi che ha descritto, i mari e i monti lunari che ha descritto Galileo nelle sue opere. Quindi Galileo diventa un grande divulgatore. Che tipo di linguaggio usa? Beh, vediamo il Saggiatore. Il Saggiatore è una lettera polemica,
rivolta al gesuita Orazio Grassi. E questo è stato l'errore che ha fatto Galileo, perché poi sono i gesuiti che ne hanno in qualche modo condizionato la condanna, perché sono loro che l'hanno messo in cattiva luce nei confronti del Papa. Beh, cosa è successo? È successo che Orazio Grassi illustra una teoria che riguarda tre comete che si erano rese visibili in questi anni, nel 1618, e Galileo non è d'accordo con lui. Quindi Galileo, attraverso un suo allievo, Mario Guiducci, fa un discorso sulle comete in cui prova a confutare le teorie di Orazio Grassi. Orazio Grassi pubblica sotto pseudonimo Lotario Sarsi la Libra Astronomica. La Libra è una bilancia, la Libra Astronomica e Filosofica. A questo punto, avendo pubblicato con pseudonimo, Galileo si può sfogare contro il Sarsi senza paura di essere querelato, perché tanto lui non offende il Grassi, offende il Sarsi, che è un personaggio inesistente, è uno pseudonimo, e a questo punto gliene dice di tutti i colori, con la sua polemica forte. Parmi, il saggiatore, è la bilancia, quella più precisa, quello dell'orofo, mentre la Libra è la bilancia per pesare i grandi pesi. Quindi dice Galileo: io non sono uno che usa pesi così alla buona, grosso modo, io uso un discorso molto più preciso, molto più pesato, un discorso più ragionato rispetto a quello del Sarsi, ecco. Parmi, oltre a ciò, di scorgere nel Sarsi, Lotario Sarsi, pseudonimo di Grassi, ferma credenza che nel filosofare sia necessario appoggiarsi alle opinioni di qualche celebre autore. Sì che la mente nostra, quando non si maritasse col discorso di un altro, ne dovesse in tutto rimanere sterile e infeconda. E forse stima che la filosofia sia un libro, è una fantasia di un uomo, come l'Iliade, l'Orlando Furioso, libri nei quali la meno importante cosa è che quello che vi è scritto sia vero. Signor Sarsi, la cosa non sta così. Cioè, qui Galileo dice: il Sarsi crede che la natura sia come un'opera di fantasia che si debba apprendere attraverso i libri. E no, la natura si deve apprendere con gli esperimenti. Non bisogna interrogare gli altri autori, non è l'Iliade o l'Orlando Furioso che sono scritti da autori antichi. La natura è lì, davanti ai nostri occhi, e glielo dice con questa frase famosa. No, caro Sarsi, la filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi, l'universo. Ma non si può intendere se prima non si impara a intendere la lingua e conoscere i caratteri nei quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri sono triangoli, cerchi e altre figure geometriche, senza i quali è impossibile intendere umanamente parola, senza questo non aggirarsi umanamente la famosa frase per un oscuro labirinto. Quindi vedete che subito attacca il Sarsi dicendo: tu devi fare degli esperimenti, delle osservazioni, non devi guardare quello che dicono gli antichi. E questa ve la devo leggere perché è troppo forte questa cosa qua. Lui fa l'esempio di una teoria che cita il Grassi, Lotario Sarsi, nella Libra Astronomica, in cui vuol dire, e tra l'altro aveva anche ragione, povero Cristo, diceva una cosa giusta, però vuol dire che queste rocce, attraversando l'atmosfera, per sfregamento con l'aria, si infuocavano e diventavano luminose, che era vero tra l'altro, ma non lo dice perché fa un esperimento, ma dice: un autore babilonese ci dice che quando un oggetto si muove rapidamente nell'aria viene riscaldato, tant'è vero che i babilonesi, mettendo le uova dentro una fionda, mettendo un uovo dentro una fionda e facendo girare molto velocemente, vorticosamente, la fionda, cuocevano le uova. Galileo coglie questo esempio tratto da un testo babilonese, il quale dice: se il discorrere circa un problema difficile fosse come il portar pesi, dove molti cavalli porteranno più sacca di grano che un cavallo solo, io acconsentirei che i molti discorsi facessero più che uno solo.
ma il discorrere è come il correre e non come il portare, ed un caval barbero solo correrà più che 100 frisoni. Cioè dice, è inutile che mi citi tanti autori antichi che hanno detto una cosa, a me me ne basta uno, magari moderno, uno che ha fatto un bel esperimento, che per me è più importante che 100 autori che parlano a vanvera. Non è la quantità, è la qualità. Però quando il Sarsi viene con tanta moltitudine di autori, non mi pare che fortifichi punto la sua conclusione, anziché nobiliti la causa del signor Mario e mia, mostrando, Mario Guiducci, l'allievo di Galileo, mostrando che noi abbiamo discorso meglio che molti uomini di gran credito. Ecco, io vi faccio vedere che io e Mario abbiamo fatto meglio, perché abbiamo fatto degli esperimenti, di tanti antichi autori. Se il Sarsi vuol che io creda a sua vita che i Babiloni cocessero le uova col girar velocemente nella fionda, io lo crederò, ma dirò bene, la cagione di tale effetto è essere lontanissima da quella che gli viene attribuita. E per trovarla vera io discorrerò così. Dice, guardate, vi faccio vedere che io, se volete, ci credo, per carità, non voglio essere maleducato di dire che non vi credo, però non è dovuto all'attrito con l'aria. Ecco, se a noi non succede un effetto che ad altri altra volta è riuscito, è necessario che noi nel nostro operare manchiamo di quello che fu causa della riuscita, del suo effetto, e che non mancando noi altro che una cosa sola, questa sola cosa sia la vera causa. Cioè, se a noi non ci viene questo esperimento, vuol dire che abbiamo dimenticato qualcosa, o se no uno dei due bara. Allora, a noi non mancano uova, né fionde, né uomini robusti che le girino, eppure non si cuociono. Anzi, se fossero calde, si raffreddano più presto. Cioè lui dice, io se metto un uovo caldo dentro la fionda e la faccio girare, mi si raffredda, altro che cuocersi. Allora, cosa ci manca? Non ci mancano le uova, non ci mancano le fionde, non ci mancano gli uomini robusti che le fanno girare. L'unica cosa che ci manca è l'essere di Babilonia. Non ci manca altro che l'essere di Babilonia. Dunque, conclusione, l'essere Babiloni è la causa di indurirsi delle uova e non l'attrito dell'aria. Vedete che lo prende per i fondelli, insomma. Gli disse, tu guarda pure gli antichi che io con l'esperimento capisco meglio. Adesso io mi avvio a concludere, non sto a leggere i dialoghi, tanto li conosciamo tutti, sappiamo la bellezza dei dialoghi sui massimi sistemi. Ve ne leggo uno solo che si collega con quello che ha scritto Dante tre secoli prima. Ecco, qui in questo dialogo, sapete, Sagredo è, diciamo, la persona saggia che cerca di capire quello che dicono gli altri e di interpretare. Il Salviati è il più sapiente e Simplicio è l'aristotelico. Probabilmente tutti sapete che Galileo fu preso di mira dal Papa e poi condannato all'abiura, all'esilio, perché i gesuiti instillarono nel Papa il sospetto che Galileo avesse voluto rappresentare nel personaggio di Simplicio il Papa stesso, perché Simplicio, tra le cose che dice anche una cosa che il Papa Urbano VIII aveva scritto in alcuni suoi scritti. Era una vendetta dei gesuiti, perché Galileo aveva maltrattato il Grassi, che era gesuita, attraverso il saggiatore, quindi era una vendetta incrociata. Ecco, qui nei dialoghi Sagredo vuol confutare questa idea che la fisica celeste sia soggetta a leggi diverse da quella terrestre, che i corpi celesti siano di natura diversa da quelli terrestri. Galileo invece dice che i corpi celesti sono della stessa materia della Terra, che la Luna e la Terra sono fatti delle stesse sostanze alterabili. Sagredo dice, ecco, io questa ve la leggo sia per ricollegarmi al concetto di Dante, che Dante già nel 200 questo l'aveva capito, evidentemente i contemporanei di Galileo ancora non tanto, ma anche per la bellezza della prosa e del modo in cui esprime. Io non posso, senza gran repugnanza al mio intelletto, sentire attribuire per gran nobiltà e perfezione ai corpi naturali e integranti dell'universo questo essere impassibile, immutabile, inalterabile, eccetera.
e all'incontro stimar grande imperfezione l'essere alterabile, generabile, mutabile. Cioè, quindi non mi va che voi diate grande importanza, solennità all'essere inalterabile, invece considerare vile ciò che è alterabile. Io per me reputo la terra nobilissima ed ammirabile per le tante e diverse alterazioni, mutazioni, generazioni, eccetera, che in lei incessibilmente si fanno. E quando senza essere soggetta ad alcuna mutazione, ella fosse tutta una vasta solitudine d'arena o una massa di diaspro, o che al tempo del diluvio, ghiacciandosi le acque che la coprivano, fosse restato un globo immenso di cristallo, dove mai non nascesse né si alterasse o si mutasse cosa veruna, io la stimerei un corpaccio, inutile al mondo, pieno di ozio, per dirle in breve, superfluo. E il medesimo dico della Luna, di Giove e tutti gli altri globi mondani, cioè i pianeti simili alla Terra. E qual maggior sciocchezza si può immaginare di quella che chiama cose preziose le gemme, l'argento e l'oro, e vilissime la terra e il fango? C'era questa idea aristotelica che i corpi celesti, i corpi non terrestri, gli altri pianeti e le stelle fossero di materia cristallina, di diamante, di diaspro, di pietre dure, e non di vil terra alterabile come il nostro pianeta. E come non sovviene a questi tali che quando fosse tanta scarsità della terra quante delle gioie o dei metalli più pregiati, non sarebbe principe alcuno che volentieri non spendesse una somma di diamanti e di rubini e 4 carrate di oro per avere solamente tanta terra quanto bastasse per piantare un picciol vaso, un gelsomino o seminarvi un arancino della Cina per vederlo nascere, crescere e produrre sì belle frondi, fiori così odorosi e sì gentil frutti. Dice, se qua fosse tutto pieno di diamanti, di oro e di metalli pregiati, io darei queste pietre preziose per avere in cambio un po' di terra. Stimerei più preziosa la terra di questi corpi su cui non nasce niente, perché io nella terra ci posso piantare un gelsomino, ci posso piantare un mandarino, un arancio. Questi che esaltano tanto l'incorruttibilità, l'inalterabilità, eccetera, credo che si riduchino a dire queste cose per il desiderio grande di campare assai e per il terrore che hanno della morte, e non considerano che quando gli uomini fossero immortali a loro non toccava venire al mondo, anche questo molto banale, se non si morisse non ci sarebbero possibilità di nascere, non c'è posto per tutti al mondo. Questi, ecco qui diventa di nuovo cattivo Galileo, questi meriterebbero di incontrarsi in un capo di Medusa che li trasmutasse in statue di diaspro o di diamante, per diventare più perfetti di quello che sono. Salviati risponde, e forse anche in tal metamorfosi non sarebbe se non con qualche loro vantaggio, perché meglio credo sia il non discorrere che il discorrere a rovescio. Dice così starebbero, se fossero trasformati in diamante o in diaspro, almeno starebbero zitti anziché parlare malamente, parlare in maniera poco logica. Ecco, io qua mi fermo, avrei altri brani di Galileo da leggere, ma è inutile perché tutti li conosciamo, però vorrei diciamo concludere questa parte su Galileo facendo notare che la capacità di scrivere di un uomo di scienza non è inferiore a quello di un letterato, e così come le conoscenze scientifiche di un letterato, come abbiamo visto Dante, sono importanti per dare maggior consistenza ai propri scritti. Quindi la separazione tra culture è senz'altro deleteria, anzi direi questo, che questa diciamo necessità di saper scrivere e di leggere anche, di avere una cultura letteraria, è ancora più importante ora nel Novecento, nella scienza del Novecento. Cioè, mentre Galileo si trovava a descrivere oggetti visibili, oggetti che erano tutto sommato una scrittura realistica, cioè una scrittura di ciò che si vedeva, pensate che nel Novecento la scienza ha sempre più a che fare con oggetti che non si vedono, ma neanche si sa di cosa stiamo parlando. Pensate alla meccanica quantistica, pensate alla relatività, pensate ai buchi neri, pensate ai quark, ai bosoni di Higgs, cose che nessuno ha mai visto, ma sono delle funzioni matematiche.
Pensate all'entanglement quantistico, che nessuno sa che cosa sia e descrivere la parola, cioè si intuisce cos'è ma non sappiamo interpretarlo in maniera classica. Pensate anche alle matematiche astratte del Novecento, i cui oggetti non sono più oggetti, non sono più rette, piani, triangoli e rettangoli, ma sono spazi di funzioni, sono spazi astratti. Ecco, a questo punto la lingua diventa ancor più necessaria per descrivere qualche cosa usando delle appropriate metafore. Cioè, spesso in meccanica quantistica o in algebra astratta dovevo dire io riesco a intuirlo, ma per descriverlo a parole mi mancano le parole. E allora, quando mancano le parole, occorre leggere di più, occorre andare a teatro, occorre andare al cinema, occorre acquisire un linguaggio via via più ricco di termini, di situazioni. Il come se diventa importante, quindi è ancora più importante nel corso del Novecento che uno scienziato, per poter descrivere quello che sta scoprendo e poterlo spiegare agli altri, perché spiegare non è solo un dovere morale, ma è anche un dovere economico, perché spesso la scienza utilizza fondi pubblici e utilizzando fondi pubblici usa le tasse di tutti. Allora a questo punto lo scienziato deve rendere conto ai suoi finanziatori, che sono i cittadini, cosa sta studiando, cosa sta scoprendo. Non può uno scienziato dire non me ne importa niente di spiegarvi quello che sto facendo, perché è suo dovere rendicontare a chi lo finanzia, ai cittadini, i contenuti delle sue scoperte. È chiaro che lo scienziato spesso non è in grado, sia per mancanza di tempo, ma anche perché per mancanza di linguaggio, e allora sono necessarie delle figure intermedie. Come prima dicevo che tra il compositore di musica e l'ascoltatore è necessario l'esecutore che prenda lo strumento e ci traduca in suoni gli spartiti, anche nel campo della scienza ci vuole l'insegnante, il divulgatore, il giornalista scientifico che, partendo da testi scientifici difficili, complicati, utilizzi un linguaggio opportuno, accessibile, ecco il De vulgari eloquentia di Dante, uno studio del linguaggio con una terminologia e con delle immagini, con delle metafore e delle analogie adatte per poter rendere in maniera comprensibile, ma non banalizzare, il contenuto delle scoperte scientifiche. Quindi ecco, l'abbiamo analizzato da due versanti opposti, dal letterato che parla di scienza allo scienziato che spiega usando i metodi della letteratura, la lettera polemica, il dialogo, il saggio e così via. Ecco, concluderei qui per lasciare un po' di spazio a un dibattito. Bene, Gianitolo, grazie da subito di questo racconto affascinante. Penso che siamo stati veramente un po' rapiti dal modo in cui tu hai presentato quei brani, diciamo. Io darei la parola, sì, abbiamo pochi minuti, ma c'è qualche domanda. Io darei la parola a Francesca per riprendere alcune delle domande che sono state poste. Penso ci sia spazio per una o due solamente. Ecco, io tra l'altro non vedevo la chat, quindi ho bisogno che mi riportiate voi le domande. Sì, sì, infatti così siamo organizzati. Francesca, quindi puoi intervenire tu? No, Francesca? Niente, allora riprendo io questa parte, perché io invece la vedo la chat e quindi... c'è una domanda di Rosa Mottola, è la prima che vedo qui sulla chat. L'idea di conoscenza o di scienza sviluppata da Dante nella Divina Commedia è intesa in senso olistico e divulgativo, ovvero come uno stimolo, un invito per il lettore ad approfondirle. Quindi la conoscenza avviene se c'è la curiosità ad apprendere. Mi fermo qui. Poi c'è una seconda parte della domanda, iniziamo con questa eventualmente. Sì, ecco, certo, è chiaro che Dante utilizzando la poesia, no? Quindi uno strumento non banale, cioè spiegare la scienza usando la metrica della commedia non può chiaramente andare a fondo nei dettagli, però sì, è giusto, ecco, lui fornisce stimoli per approfondire, per instillare quella curiosità che dovrebbe portare il lettore a
porsi certe domande e a eventualmente approfondirle. Sì, lui deve mettere curiosità. La cosa interessante è che lui deve mettere curiosità non ai dotti, a coloro che leggono il latino, ma a coloro che leggono il volgare, ma anche a coloro che ascoltano e imparano a memoria i brani della Divina Commedia, pur essendo analfabeti. Quindi la commedia è stata per molto tempo una fonte di conoscenza anche per gente umile, che se la imparava a memoria, la ripetevano a memoria con molto piacere e ripetendola imparavano certe problematiche venivano a contatto con certe curiosità, sicuramente sì. Una seconda domanda della professoressa Rosa Mottola: come poteva Dante aver già concepito il concetto di speranza matematica o addirittura la legge di Bernoulli delle prove ripetute? Probabili analogie di conoscenze commerciali applicate al gioco della Zara? Dunque, beh, no, diciamo che Dante di sicuro non ha intuito il concetto di speranza matematica e tantomeno quello che noi oggi chiamiamo il calcolo delle probabilità. Intanto il fatto che lui si rende conto che c'è una casualità, però quando lui scrive impara, ecco, se Dante avesse attribuito l'uscita dei numeri al puro caso, cioè a una cosa completamente imprevedibile, non avrebbe usato il termine impara. Ecco, notiamo che Dante non spreca mai un termine, lui ogni termine lo usa in maniera perfettamente consono alla situazione che vuol descrivere. Se lui mette nella terzina per far rima con Zara, usa impara, in modo che chi ripete questa terzina associa a Zara il termine impara, e vuol dire che ci vuole suggerire che c'è comunque qualcosa da capire, che dei numeri sono più frequenti di altri. Ora, anche una mente non eccelsa dopo un po' si rende conto che i numeri centrali sono più probabili, anche se non so usare il termine probabile, è più facile che vengano fuori del 3 o del 18, che si vedranno poche volte venire fuori, prima o poi si capisce. E quindi, insomma, ecco, non diciamo che Dante avesse in testa la probabilità, era insomma tre secoli prima, però insomma, mettendo a far rima con Zara il verbo impara ci vuol suggerire qualcosa, soprattutto perché questo impara è vicino a ripetendo impara, insomma, il lettore moderno gli attribuisce di più, troppo, ma c'è chi attribuisce a Dante la relatività, i concetti di relatività generale, la curvatura dello spazio, figuriamoci, sono cose che non stanno né in cielo né in terra. Poi adesso, parlando della Divina Commedia, parlare che non stanno in cielo né in terra è anche appropriato però io ho pensato che dire ripetendo impara associato al gioco della Zara ci suggerisce che ci avesse studiato, ci avesse riflettuto un po' questa maggior frequenza di certe uscite, almeno questa è una congettura, chiaramente. Poi una seconda domanda sempre della professoressa Rosa Mottola: come mai la Chiesa ha assunto diverse posizioni nei confronti delle opere di Dante e di Galileo? Dipende dalla tipologia della trattazione, più narrativa, quella di Dante, o più specialistica e rivoluzionaria, quella di Galileo? Beh, certo, Dante non è che rivoluzioni la conoscenza. Dante riporta, per esempio, dal punto di vista astronomico, esattamente le conoscenze tolemaiche. Lui non esce affatto dall'astronomia tolemaica, lui non crea nuova conoscenza, Dante. Dante è un bravissimo divulgatore, un comunicatore della conoscenza. E lui lo dice, lui dice che non siede nel banchetto del convivio, lui raccoglie le briciole. Dante raccoglie le briciole dei grandi sapienti che insegnano all'università, che frequentano le università, cerca di carpire, essendo una persona curiosa e intelligente, e soprattutto cerca di riportarlo con un linguaggio comprensibile ad altri. Quindi non crea conoscenza. Galileo, caspita, Galileo ne crea di conoscenza nuova. E Galileo, soprattutto, crea una conoscenza
che consiste nel metodo di mettere in dubbio. Cioè, Galileo dice dubitate gente, dubitate, dubitate e sperimentate. Non prendete per buono quello che leggete sui libri, ma siate voi a verificarlo. Ora capite che una persona che diventa molto popolare, Galileo diventa superstar proprio, diventa popolarissimo, uno scopritore di nuovi mondi, come dicevamo prima, e che insegna di non fidarsi dei testi antichi, ma di sperimentare direttamente, è pericoloso. È pericoloso perché quando dice non fidatevi dei testi, ma siate voi con il vostro spirito critico a giudicare, sperimentare e ad analizzare criticamente le cose, è chiaro che chi invece si bala sul dogma ha timore di questo punto di vista, sicuramente. Non so, sicuramente molti di voi hanno letto il Galileo di Brecht. La ballata meravigliosa di Brecht dice, ma non sarà poi che a forza di insegnare che non è la Terra, scusate, non sono tutti i pianeti a girare intorno alla Terra, ma ci sono altri centri e quindi ci sono visioni alternative dell'universo conosciuto. E non sarà che la gente si convince anche che non è vero che i cardinali devono girare intorno al Papa e che i vescovi girano intorno ai cardinali? Ecco, così come si mette in dubbio uno schema acquisito, non sarà che la gente mette in dubbio anche altri schemi acquisiti perché si abitua al dubbio? E questa è l'idea pericolosa di Galileo, insomma. Ed era pericoloso perché non scriveva in latino. Ora, semmai, un dubbio potrebbe essere perché il De Revolutionibus di Copernico non era all'indice, ma viene messo all'indice il dialogo di Galileo, ma perché il De Revolutionibus era in latino e quindi veniva letto da pochi. Anzi, forse gli unici che leggevano erano i cardinali stessi che conoscevano il latino, mentre Galileo scrive in volgare in forma di dialogo e di lettera polemica e quindi appassionava le persone con un minimo, ma minimo di cultura, che erano in grado di leggere i dialoghi di Galileo. Bastava aver fatto le scuole d'abaco per poter leggere Galileo e quindi era molto più pericoloso. Un'ultima domanda. Galileo afferma che le categorie spazio-temporali sono fondamentali nella conduzione di un esperimento. Era forse un precursore di Kant? Ma io su questi precursori sono sempre molto dubbioso, ma forse direi più che Kant avrà letto Galileo, no? Ecco, diciamo che ciascuno è uomo del suo tempo, è certo che Galileo rispetto ai suoi contemporanei, ecco, Galileo non era molto più avanti dei suoi contemporanei, cioè Galileo si mette su una scia di pensiero, lui sale sulle spalle di Archimede. Non dice molto più di Archimede Galileo, che il sistema copernicano, cioè diciamo che il sistema eliocentrico fosse più vero di quello geocentrico, già nell'antica Grecia era noto, ma lo si era piano piano dimenticato perché prende sopravvento il discorso tolemaico. Quindi Galileo non è che dice delle cose rivoluzionarie nei concetti, ma lui lo sa spiegare meglio di altri, è molto più bravo a spiegare le cose. Ecco, poi dopo è chiaro che Galileo, occupandosi di dinamica, riesce, cioè, enuncia il principio di relatività. Il principio di relatività è la base, uno dei due assiomi di base della relatività einsteiniana. Einstein non fa altro che prendere il principio di relatività di Galileo e di aggiungere il postulato della costanza della velocità della luce e viene fuori tutto questo sconquasso che è la relatività. Quindi, ecco, ciascuno si basa sulle, Newton si basa sulle, sale sulle spalle di Galileo, Einstein sale sulle spalle di Newton e di Galileo, quindi diciamo sono tutti tasselli che si incastrano l'uno con l'altro. Difficilmente si può vedere un salto temporale che Galileo anticipi le idee kantiane. E io non li vedo questi salti, io vedo tanti passettini. Anzi, a me devo dirvi che mi piace molto il testo, che ve lo consiglio, di Jürgen Renn, che dice sulle spalle dei giganti e dei nani. Lui dice che non c'è solo il lavoro dei giganti nella scienza,
per far progredire la scienza, ma c'è anche il lavoro di tanti piccoli nani che fanno il lavoro sporco, fanno tanti piccoli esperimenti, tante piccole teorie che portano a progredire la scienza. La scienza progredisce anche per il piccolo lavoro oscuro di tanti scienziati che magari fanno errori, sbagliano, ma anche sugli errori si costruiscono le conoscenze. Ecco, io non sono per questi grandi voli lungimiranti di persone che anticipano chissà che cosa. Ognuno porta il suo tassello. La mia idea è che se qualcuno riesce a descriverlo meglio di altri è molto più incisivo. Ecco, per me saper descrivere bene qualche cosa. Se uno fa una grande scoperta ma non la descrive bene, rimane nascosta. Ultimissima domanda della professoressa Daniela Giuliano. Guido Trombetti scrive che Dante coglie i dubbi degli intellettuali del proprio tempo, dubbi che saranno il terreno di coltura da cui germoglierà il metodo scientifico. Certo, sì, no, è vero. Anche il metodo scientifico, la cosiddetta rivoluzione scientifica di Galileo, non nasce nel 600. La rivoluzione scientifica di Galileo nasce da tutto questo lavoro di scardinamento di vecchie idee, introduzione di nuove idee. Avete visto che già in Dante il metodo sperimentale è enunciato in maniera limpida, cristallina proprio. Tre specchi prenderai. Cioè, vuoi capire le macchie? Cioè, se io questa frase ve l'avessi letta senza attribuirla a Dante e vi avessi detto chi è che dice questa cosa per capire le macchie lunari, vai in laboratorio, prendi tre specchi, illuminali e cerca di capire la legge con cui ritorna indietro la luce. E uno dice, ma questo è un esperimento galileiano, tipicamente galileiano. Invece è Dante, quindi sì, sicuramente già questo lavoro enorme fatto da Dante, ma fatto anche da altri autori del 300, del 400, sicuramente diventa il substrato su cui Galileo costruisce. Ecco, io per esempio, avendo studiato gli scienziati urbinati, vi posso dire con grande certezza che molto del lavoro fatto per aprire il campo, aprire le porte alla rivoluzione scientifica viene fatto nel 500 traducendo le opere di autori greci, di Archimede, prima di Euclide, Apollonio, Archimede, diventano il passaggio verso la rivoluzione scientifica. Si ha rivoluzione scientifica quando l'esperimento di laboratorio, che poi è un esperimento da artigiani, quasi da scuole d'abaco, diciamo, la conoscenza dei meccanici, intesi come artigiani, si va a unire con la teoria della matematica greca e diventa mescolata insieme la matematica applicata che porta alla rivoluzione scientifica. Quindi non è una rivoluzione, certamente le basi arrivano fin da Dante, anzi direi dalla corte di Palermo di Federico II, perché se uno legge il trattato sulla caccia col falcone di Federico II ci trova già molte leggi fisiche che diventeranno patrimonio della rivoluzione scientifica. Quindi ecco, la rinascita c'è già dal 200-300, dalla rete di università. Questa rete di università che vi descrivevo all'inizio è una rete molto interconnesse, ci sono studiosi che sembra impossibile che potessero viaggiare da un posto all'altro così facilmente, con santa pazienza, studiosi che vanno a insegnare a Parigi e poi si spostano a Tolosa, da lì vanno a Coimbra e poi vengono a Bologna e poi Padova e trasmettono il sapere, portano i loro testi e si crea tutta una rete di saperi che viaggia attraverso l'università. Sì. Le radici ci sono, non è una rivoluzione che viene così da un atto creativo, è l'unione di tanti piccoli nani e giganti che hanno collaborato anche a distanza di tempo, leggendo gli uni i testi degli altri. Bene, siamo in chiusura e io voglio ringraziare il professor Bischi con un po' di frasi che sono proposte dai colleghi nella chat.
c'è questa che io condivido di Carla Visone, cioè il tempo è volato, effettivamente è volato, cioè c'hai fatto questa narrazione, diciamo, veramente, cioè, poi gli dice grazie, un bellissimo racconto, grazie professor Bischi, insomma, diciamo sono di questo tenore i commenti. Adesso no, c'è anche, dico, c'è stato anche il professor Tito Pellegrino, che ti ha seguito, che tu conosci, che dice complimenti a Gianni. Saluto molto caramente Tito, ecco, Pellegrino. Quindi che ti saluta, allora io ti porto i tuoi saluti, che lui è su YouTube. Direi a questo punto di aprire i microfoni e salutare il professor Bischi, alla prossima, e speriamo che la prossima sia in presenza, e quindi poi anche per tutti coloro che ci vorranno seguire attraverso diciamo, i mezzi informatici come quelli che abbiamo adottato adesso. Speriamo di tornare a incontrarci presto. Arrivederci a tutti e grazie. Buonasera. 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 Buonasera.